Ciao a tutti e bentornati in un video dedicato sempre ai prodotti finiti, ma ai campioncini che io separo sempre dai prodotti beauty o dai prodotti skincare perché comunque mi ci vuole del tempo per parlare su di loro, sull'utilizzo che ho potuto constatare se mi sono piaciuti o meno e comunque in ogni caso preferisco separare le cose. Anche se non lo guardate tantissimo, per me i campioncini sono pur sempre dei prodotti, sono dei prodotti utili per scoprire o delle aziende o per quanto mi riguarda anche dei prodotti che non conosco assolutamente. Ho notato che se non li riceviamo, malediciamo commesse, aziende, negozi e poi dopo se li abbiamo li regaliamo via perché ne abbiamo così tanti che non ce ne facciamo niente oppure giacciono nel dimenticatoio. Ed è una cosa che io non voglio e anzi voglio spronare anche voi per utilizzarli se li avete. Io comunque ho scatoloni immensi di campioncini che devo tirare fuori assolutamente per smaltire anche quelli. In questo bimestre di gennaio e febbraio non ho terminato tantissimi campioncini perché mi sono concentrata di più sulle full size. Sapete che ho un po' dei periodi, vado a periodi in cui voglio consumare parecchi campioncini perché con le full size mi sento già a posto con la coscienza, e altre volte in cui ho così tante cose full size o mini size, perché qui in questo video metto tutti i prodotti che stanno al di sotto dei 10 ml. Mi pento di aver così tante cose che dico smaltiamo, 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 smaltiamo. Cosa che se voi non lo fate e volete, guardate i miei video che vi spronerò alla grande. 12 campioncini mi sembra di aver contato. Scusatemi per la luce, ma ho la ring light e anche la luce sopra, ma c'è un tempo della M perché fuori piove, nuvoloso e luce naturale assente, divento nera completamente. E come è strutturato questo video? È strutturato che se vedete i prodotti registrati con la base musicale sotto, sono tutti quei prodotti che non mi hanno detto niente e che non posso né recensire in modo positivo né in modo negativo. Avrei bisogno o di altri campioncini o di altre mini taglie per capire se fanno qualcosa o meno, perché con 2 o 3 applicazioni poco visto. Mentre a fine video, e quindi vi lascerò qui la nuvoletta da quando inizierà il video chiacchierato con i campioncini che mi hanno detto qualcosa, capirete se c'è qualcosa che mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Perciò io vi direi di seguire la carrellata dei prodotti e se non vi va, perché tanto comunque sono pochi minuti, ma se non volete perdere i vostri minuti, andate a vedere direttamente al minuto che vi ho indicato prima per scoprire quali prodotti recensirò in modo positivo o negativo in formato campioncino. Eccoci qua nuovamente. Allora, come sempre, io questo campioncino ve l'ho mostrato tante di quelle volte che sapete benissimo, chiaramente, che aiutiamo chi non lo sa. Questa a me piace tantissimo. E questo è quello nella confezione bianca ma con composto trasparente. Non è male neanche quello nella colorazione bianca e neanche quello nella colorazione verde perché vi aiuta se avete qualche rossore. Questi prodotti io li compravo alla Gardenia della Smashbox. Adesso Gardenia è stata rivenduta e tra l'altro non ce l'ho neanche più attaccata a casa perché mi hanno aperto un Beauty Star. E
Tutta il gruppo Gardenia e Limone è stato acquistato da Douglas. Perciò, se volete recuperare Smashbox, lo trovate o nel sito Smashbox Italia, quindi spedizioni e acquisti online, oppure direttamente nel negozio fisico di Douglas Limoni Gardenia, se ce l'avete ancora. Allora, si chiama Photo Finish Foundation Primer Unificator Detent, utilizzati tantissimi campioncini, anche in mini taglia, anche in full size, quando facevo le make-up school. Ottimo, regge la base, non ha siliconi, ha comunque schifezzuole perché c'ha il dimetticone, ha il ciclopentasiloxane, non è un prodotto naturale, però io non ho il paraocchi, non sono una che si trucca completamente col naturale, c'è qualcosa che le piace ovviamente di naturale, cioè c'è qualcosa che mi piace. Vi do del lei dal sola, ok? Però no, non è un prodotto che boccerò mai a meno che non mi cambino la formulazione. Mi ha sempre aiutato con l'effetto opaco, mi aiutava a reggere la base fino a fondo, fino a sera, se devo andare fuori anche tutta la notte. Ottimo, perfetto. È un prodotto che se ho la possibilità di avere dei campioncini mi faccio sempre dare perché qualche volta non compro quel prodotto in formato piccolo o full size, se ho già parecchi primer a disposizione. Infatti adesso io quel prodotto là richiederei campioncini se dovessi fare degli acquisti perché ho già il bio primer di Neve Cosmetics e ne ho uno chiuso, che è lì sopra, di The Ordinary, perciò arriveranno quelli a momenti nel mio canale. Sicuramente Neve Cosmetics, prima o poi ve ne parlerò perché a me piace molto. E Too Faced invece a me non piace l'eyeshadow Insolence. Ho trovato un campioncino facendo un acquisto da Sephora Online, se non mi ricordo male, e a me non piace perché a parte essere troppo unto, a me non regge il trucco, regge di più per esempio il primer portion di Urban Decay. Questo qui mi risalta le pieghette, si fonde bene con la palpebra, non ho chiazze come fa invece il primer che vi ho citato prima, ma no, non l'ho mai più ripreso, avevo delle mini taglie e non lo prenderò mai più in considerazione. Puro Bio, Sublime BB Cream, questa qui credo che me l'abbia regalata a Sproloquio di Deb per Natale. Sai che non mi ricordo più Deb, però comunque penso proprio di sì perché stavo sistemando le cose di Natale l'altro giorno perché le ho ancora dentro la busta perché non c'ho lo spazio, sto cercando di smaltire cose per mettere quello che non ci sta. Questo per farvi capire che ho troppa roba e devo smaltire. Questa qui è una BB cream naturale con 6 mesi di PAO e ho un quantitativo di 1,5 ml di prodotto. Ci ho fatto due applicazioni. Vi devo dire che pensavo peggio, non è male. Non prenderò attualmente questa BB cream perché per l'estate io sono già a posto. Avevo una BB cream presa in offerta alcuni anni fa da Kiko. E in più ho una BB cream presa ancora prima di quella di Kiko di Sobio Etique e vorrei più utilizzare quella visto che è un po' datata, chiusa ma un po' datata e vorrei terminarla quest'estate per far spazio, mettere fondotinta che ho comprato quest'anno che sicuramente non riuscirò a portare avanti se le temperature inizieranno a salire perché con i fondotinta non sempre riesco ad avere a sopportarli tutti, ecco, diciamo così. Questo qui non è male. Se quello di Sobio Etique non mi dovesse piacere, proverei questo. Voi fatemi sapere se li avete provati tutti e due questi qua naturali e se avete un preferito e perché preferite quella BB cream rispetto ad altre. Perciò questa non è da scartare, sarà sicuramente un prossimo acquisto quando finirò le mie BB cream. Un prodotto che invece mi ha stupito positivamente e che sono rimasta basita perché l'ho terminato anche abbastanza velocemente e non volevo, ahimè, è da 5 ml. Io, se avessero messo 15 ml sarei stata più contenta. È un anti-aging crema contorno occhi potente, power, della linea Plantscription Anti-Age della Origins. Questo qui. Che ho trovato all'interno di un kit con una crema viso full size, un cleanser, un siero viso che ho già finito nel mese di gennaio, se non mi ricordo male. Sì, nel mese di gennaio perché avevo editato il video, avevo anche commentato una persona in riferimento a quell'anti-aging ed erano Woman Chic, se non mi ricordo male, il canale YouTube. Mi sembra proprio di sì.
Vado molto a ricordo, perché mi commentate tante, inizio un po' a far fatica, ma vi commento tutte e quando c'è qualche collegamento da fare io lo faccio sempre, anche a costo di fare una figura così su YouTube, sul video e poi dopo vi metto la nuvoletta con la spiegazione corretta, perché almeno per citare persone e canali o profili Instagram, io sono sempre molto attenta perché a me piace condividere e aiutare anche le persone, insomma, non ci sono solo io, mi piace anche condividere chi dedica del tempo a guardarmi i video o a commentarmi su Instagram. Comunque questo qui io l'ho adorato, è a pompetta, ahimè adesso non ho più niente che viene su, io speravo si fosse autogenerato. Non so dirvi quanto costa, questo marchio si trova sicuramente nel sito di Sephora Online e in qualche punto vendita, per dirvi zona provincia di Venezia. Tra tutti i Sephora che conosco e che bazzico, io l'avevo trovato solo alla Nave de Vero a Marghera. Per quanto mi riguarda, i punti vendita di Venezia, quello in stazione assolutamente no. Quello a Rialto non mi ricordo. Dovrei chiedere alla mia amica che lavora per Makeup Forever se lo ha mai visto, ma sinceramente a Rialto io non me lo ricordo. Comunque se c'è qualcuno di Venezia come me, mi aiuti su questo punto vendita. A Mestre non c'è Origins, quindi di fianco al centro commerciale Le Barche non c'è assolutamente in centro. Al Valley Center io non passo perché è un po' scomodo da raggiungere. Tutti gli altri punti vendita non pervenuti perché non vado a Padova, non vado a Treviso, non mi muovo così tanto per andare in un Sephora. Piuttosto, avendo io la tessera Gold con le spedizioni a zero per qualsiasi importo, mi faccio fare o il click collect, ma se ci sono i prodotti ovviamente in negozio, oppure mi faccio la spedizione, tanto pago solo il costo del prodotto, magari molto spesso anche la percentuale di sconto, che può essere anche del 10%. Questa qui non so dirvi se partecipa al 20%, non lo so perché io non ho mai provato a pagarlo con il 20% in meno, ma ha partecipato al 10% e quello sì l'ho applicato sopra. Comunque era già un kit scontato perché era un kit di Natale e io l'ho preso ovviamente dopo Natale, prima dei saldi, ma dopo Natale. E quindi questo è quanto, è un contorno occhi super nutriente, non mi ha mai dato problemi, mai irritazioni, non mi ha fatto mai lacrimare gli occhi, cosa che c'è un contorno occhi dello stesso marchio che mi sta facendo dannare, ma lo vedrete prossimamente in un video sì e no e ni. A meno che non so quando riuscirò a pubblicarlo, ma vi ho già fatto la recensione di quella crema contorno occhi, che non mi piace per niente. E mi tocca prendere un siero per metterlo praticamente, perché se mettessi solo quella crema mi seccherebbe tantissimo la zona. Invece con un siero crea una barriera e non me la secca, ma mi fa bruciare gli occhi, diventano leggermente rossi, poi dopo mezz'oretta mi passa il fastidio che ho all'interno. Però questo qui assolutamente è un contorno occhi che andrei a riprendere non a prezzo pieno, perché io se posso da Sephora vi faccio sempre fare lo sconto con gli sconti che ho, perché con i passaggi, con i quattro passaggi che fate in cassa avete sempre un 10% di sconto che accumulate, che potete usufruire nell'arco di un anno. Quindi vi conviene fare così, anche prendere quattro cose che costano poco, avete il 10% che potete applicare nella volta successiva. Quindi su questo io Sephora ho sempre stimato e ho sempre utilizzato quello sconto lì, anche quando ero ancora tessera black. Ok, quindi questo è quanto. Questi sono tutti i prodotti che ho finito per quanto riguarda i campioncini. Adesso mi dovrò impegnare molto di più perché ho ricevuto tantissimi campioncini in questo Cosmo Prof 2018 che a me è già finito. Ero così in ansia di arrivare a queste date e poi dopo è già svanito tutto. Sono sempre così, o dopo divento molto melanconica. E ho ricevuto così tanti campioncini da parte delle aziende con le quali io mi sono messa a parlare, a scoprire i nuovi prodotti, che dovrò tirar fuori. Tirerò fuori quelli, o ancora quelli dell'anno scorso, e non ha senso che mi riempia un cassetto solo di campioncini. Ecco, non vale proprio la pena. Quello che però io pensavo è che io vi lascio la nuvoletta del mio profilo Instagram con il mio nickname. Seguitemi anche là se non lo fate già. Perché? Perché io su YouTube qui non metterò mai e poi mai un video lunghissimo. Io ci ho provato anni a farlo di prodotti che ho ricevuto,
ma lo trovo inutile, completamente inutile. Vi mostrerò magari dei prodotti importanti così in foto su Instagram almeno una volta al giorno è più immediato e poi dopo qua su YouTube ve ne parlerò direttamente o sicuramente nei campioncini finiti perché sono al 90% dei casi campioncini e poi dopo in vari video, se sono full size, potreste trovarlo nei sì, noi, nei comprati di utilizzo, nei prodotti finiti direttamente. Ci saranno sicuramente occasioni, però non chiedetemi di fare un video lunghermo solo per dire ho ricevuto questo, ho ricevuto questo, ho ricevuto questo. No, non vi farò neanche credo il video haul. O forse quello sì potrei farlo perché tanto è molto breve, ho preso pochissime cose e per la maggior parte sono cose che ho comprato per la beneficenza, cosa che ci tenevo a fare. E basta, quindi fatemi sapere voi se volete il video haul del Cosmoprof 2018, perché tanto alla fine, ridendo e scherzando, sono sì e no i 7 prodotti della beneficenza, un ombretto, un tonico. Sono 12 prodotti, fate conto. Al massimo arriviamo a 15, ma neanche, sono 12 prodotti. Perciò fatemi sapere voi se vale la pena, insomma, così scoprite dei marchi o chi mi ha rivenduto. E nulla di più, insomma, se volete un video per farvi compagnia, un video haul, insomma, potete chiedermelo, non c'è problema. Io vi aspetto come sempre nei commenti. Scusatemi se sono un po' così, ma devo ancora riprendermi da ieri. E col fatto che la luce è quello che è, mi sta facendo dannare. È vero che, ah, ma potresti comprare una ring light più potente. Sì, ok, potrei anche prenderla, ma non ho voglia di fare l'investimento. E se tra 5 mesi non dovessi più fare video, cosa che non vorrei mai che capitasse, però se dovesse succedere, ho preso una cosa che dopo rimane lì inutilizzata. Piuttosto mi preferisco prendere una ring light così che ci ho speso 7 euro, ho 3 luci differenti e mi gestisco la situazione così e aspetto sempre un minimo di luce decente. Ecco. Quindi, grazie ancora per aver visto il video, per essere passate. Vi aspetto nei commenti. Nell'info box aprite per piacere tutte le informazioni. Qui io metto sempre i forum dove potete richiedere i campioncini, farveli spedire a casa. E tanti video, anche la playlist di campioncini. Vi ho sempre spiegato che per me sono sempre stati utilissimi quando avevo appena aperto il canale per provare dei prodotti. In omaggio, senza pagare niente, non pagavo neanche le spese di spedizione, o se i campioncini erano tanti, le aziende ti facevano pagare solo le spese di spedizione e ti mandavano uno scatolone abbastanza pieno di campioncini. Quindi fatemi sapere voi, guardate tutte le informazioni che vi metto e alla prossima. Ciao!